Oggi è stato presentato un lavoro fatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica che in qualche modo aggiunge a quelle che sono le competenze digitali di base che sono contenute nel DigiComp europeo, le competenze che sono tipiche e specifiche della pubblica amministrazione. Si chiama Syllabus, è un documento che articola in cinque aree tematiche le diverse competenze auspicate per chi lavora nella pubblica amministrazione e questo Syllabus è in una fase di bozza perché è sottoposto a una consultazione per i prossimi 60 giorni durante la quale si accoglieranno suggerimenti, proposte per migliorarlo e renderlo più adeguato alle esigenze delle PA. Una volta perfezionato il syllabus sulla base dei suggerimenti della consultazione, il Dipartimento procede alla costruzione di un cosiddetto dataset di domande, cioè un numero cospicuo di domande a risposta multipla, che saranno oggetto di un'applicazione di autovalutazione che verrà offerta a tutti i dipendenti pubblici, sia delle amministrazioni centrali che delle amministrazioni territoriali. In questo modo ogni amministrazione potrà avere un quadro abbastanza puntuale di quali sono i punti di forza e di debolezza in termini di competenze digitali, anche tipiche della pubblica amministrazione, dei loro dipendenti.